Questa è una sala di meditazione? Sì, Zendo si chiama. E tu l'hai costruita qui? Sì, l'ho costruita. L'abbiamo andata insieme al maestro di Zen, John Bonner. L'abbiamo disegnata insieme. E quindi ogni tanto la usi per i tuoi ospiti? Fate le meditazioni da te dirette? Sì, vengono gruppi e facciamo, si chiamano sessions, sono ritiri di 6 giorni di meditazione insieme. E quali altre attività si svolgono qui? Come si, c'è un nome questo tuo centro? Sì, si chiama Mushotoku. Mushotoku, che significa nulla da ottenere, che è uno dei motti dello Zen, cioè fare le cose senza aspettarsi niente a cambio. Quindi non in ottica di mercato? No, fare le cose senza aspettarsi niente, solo per chi uno vuole fare le cose. Per il gusto e il piacere di fare. Sì. Beh, cosa che tu spesso hai fatto nella tua vita, sì, anche in altri campi. Sì. È stato facile entrare nel mio Zen. E come sei stato accolto dalla comunità locale? Qua, pensavo te, c'è 100.000 abitanti del luogo. Ho avuto in consulta 10.000 di loro, quindi mi conoscono tutti. Mi amano, sono considerato, mi considero un terapeuta di buone qualità, molto onesto, eccetera, eccetera, eccetera. Ho tenuto questa isola piccola, un paese, e quindi se fai una cosa buona lo sono tutti, se fai una cosa non buona lo sono pure tutti, e te devi andare, no? 20 anni qua è un successo, mi hanno accettato, mi considero uno di loro. Quindi ti senti metà del posto, diciamo? Beh, ormai canario è metà? Sì, ormai penso in spagnolo e traduco. Ho difficoltà a parlare italiano. Ok. In Italia ero chiamato maestro, della musica classica. Qua sono un maestro di Zen, quindi un maestro di vita, forse il migliore. Questa spiaggia ha delle caratteristiche particolari, spiegami. La principale è che la ionizzazione è elevatissima, pari a stare in alta montagna. Succede perché gli alisei, che sono qua costanti, già vengono con una carica di ioni negativa elevata, battendo sulle onde che stanno muovendo continuo, aumentano enormemente. Uno, due. Esistono forze di tipo tellurico benefiche per la salute, perché la spiaggia ha un effetto ringiovanente. Infatti si vede. Sì. Come si chiama Gianni questo? Famara. E gli vedesi hanno fatto un villaggio qua, con appartamenti tutti uguali, semicircolari. Vengono dal nord, si passano una settimana passeggiando sulla spiaggia, non fanno nessun'altra cosa. E hanno benefici. Gianni, sì. Il mercato mondiale dell'insulina, che problemi ha portato nella nostra cosiddetta civilizzazione occidentale? Ha portato al fatto che non si cura il diabete. Perché? Per vendere l'insulina. Perché è un mercato importante. Ma diavolo, grossissimo come
tutto quello che riguarda l'industria farmaceutica. Quindi si ostacola qualunque tentativo di curare queste malattie, diciamo, croniche degenerative, no? La medicina ufficiale fa di tutto, incarcera, minaccia, fa anche fuori fisicamente medici o medici alternativi che cercano una via diversa, no? Che cercano una soluzione a un problema e non il farmaco che ti mette tutta la vita ancorato al farmaco finché sono pronti a uccidere. Anzi, forse tra le prime, tra quelle che ricordano di più a Napoli, tu sei stato e sei ancora un musicologo di fama internazionale. Due delle tue opere sono state dal Congresso americano conservate nei loro sotterranei a futura memoria. Spiegaci un po'. La Biblioteca del Congresso. La Biblioteca del Congresso che ha fatto? Conservano per ogni argomento il libro più importante. Quindi quando uscì la canzone napoletana forsero uno che è molto più vecchio e di Mura e misero quello che scrissi con Gargano. E quando uscì Caruso forsero Gara e misero e ancora stanno là. Perché loro ne hanno una quantità limitata a disposizione. Scelgono un libro rappresentativo di ogni questione, di ogni argomento. Senti, dove è andata a finire la musica napoletana secondo te, pur seguendola da lontano e non da vicino come prima? La canzone o la musica? E parliamo della canzone e parliamo anche della musica. Nel campo classico sono successe cose molto grosse, molto importanti, specialmente nel campo del pianismo. La canzone napoletana. Ci fai dei nomi, scusa. Aldo Ciccolini, Sergio Cristino, Maria Tipo, Michele Pappanella, eccetera. Napoletani. Tutti napoletani, sì, napoletani di fama mondiale. Fiorentino, che ora che è morto, la critica mondiale, i critici inglesi del carattere giapponese stanno scrivendo che è uno dei cinque grandi paesi di tutti i tempi, e a Napoli manco lo facevano suonare. Normale, Nemo profeta in patria. Ora che non c'è più, tutti a gridare il miracolo, e quando c'era, erano in pochi a capire il suo reale valore, no? E quindi... Canzone? E la canzone, fino a quando... la canzone napoletana si saluto anche il libro dopo mi pare sia successo poco niente, no? Parlo di canzone classica, no? La canzone ha avuto un suo ciclo e poi è finita. I Vigoni, cantanti che trattavano il passato, però poi di cose belle e importanti molto poche, sì, certo. Carmela è una grande canzone che è nata dopo l'epoca d'oro, ma poca cosa. E i neomelodici? No, i neomelodici non fanno musica, è il fenomeno di costume, no? Fenomeno sociale più che altro. Considerarli la storia della musica è impensabile, è una cosa che finirà con loro. A livello di testi, a livello di musica, il valore è infimo. Credo poi, non so, è successo qualcosa di nuovo negli ultimi anni, non so, nei primi tempi erano cose piuttosto terribili, no? Mm-hmm. Come stanno le cose ora? Ho ascoltato di bello l'ultimo disco di questo che fa le cose sacre, come si chiama? Il sassofonista, l'autista.
Enzo, sì, Enzo Abitabile, sì, sì. E me l'ha mandato mia figlia, è notevole, notevole musicalmente, notevole come interpretazione, come ispirazione, no? Anche i testi, un lavoro potente. Hai ascoltato le ultime cose, non so, di Gragnaniello, che pure si... Le ultime no, le prime erano molto belle, no? Mm. Poi non so che cosa sia successo dopo, no? Daniele, come sai, è una posizione un poco distaccata da molti come critico. Sembra che ha fatto cose belle ultimamente, però non le ho sentite, quindi non posso dire. Ripeto, mi ha colpito molto Enzo Abitabile, non sapevo che facesse queste cose. E poi mi ha colpito molto Noah, la israeliana, che ha interpretato canzoni napoletane in napoletano e in italiano, no? E canta in modo espressivo, un senso del ritmo eccezionale. Sono belle cose, però poi per andare a fondo occorrerebbe che tornassi a Napoli, ma non penso farlo. Non è nelle tue idee? No, a fare che? Non potrei fare niente, non mi farebbero fare niente a parte tutto, no? Poi ricordi Luciano Cilio, no? Come no? E lui una volta mi disse una ragione fondamentale per andarsene a Napoli è perché a Napoli c'è il mattino. Io ero nel mattino. Quindi tu avevi più ragione degli altri. Io ero nel mattino, però ero andato nel mattino, spinto anche da Arturo Fratta, per cercare di cambiare qualcosa, però non cambio niente. E sono contento però che il mattino non ha cambiato me, io sono rimasto quello che ero. Ci hanno provato, ma è stato impossibile. Anzi, hai fatto di più, se non vedo. Eh sì, per cui... Difficile un rientro, per fare che, no? Oltretutto io qua sto benissimo, sono molto amato, stimato, oltretutto posso anche scrivere sui giornali locali, basta che faccio un fisco, infatti ho scritto già molte cose, no? E senza problemi, tensione, senza censure, senza stare attenti al politico di turno, alle raccomandazioni e compagnia bella.